Noi riteniamo che se da un lato sia giusto intervenire a favore dei forestali siciliani, ancorché con questo provvedimento possiamo intervenire per appena 6 giorni in attesa che il CIPE decida, e dobbiamo anche qua sottolineare che il CIPE non ha fissato la data di convocazione della prossima seduta, noi riteniamo che non possiamo massacrare tutte quelle realtà produttive, strategiche, culturali che esistono in Sicilia. Ad esempio, con questo provvedimento vengono tolte 230.000 euro all'università per le borse di studio per gli specializzanti, vengono tolti 100.000 euro ai pescatori che hanno subito un sequestro illegittimo l'anno scorso in Tunisia, vengono tolti soldi 100.000 euro agli agricoltori danneggiati che dovrebbero essere risarciti dalla regione, e vengono tolti tutta una serie di soldi ancora ai comuni, alle sovrintendenze, agli atenei, alle pinacoteche, ai musei e così via. Noi allora abbiamo fatto una manovra alternativa con la quale andiamo ad attingere da quei capitoli che invece servono proprio per tagliare degli sprechi. Allora vogliamo fare una manovra corretta, una manovra che da un lato dia una boccata d'ossigeno ai forestali, dall'altro lato tagli gli sprechi che il governo ancora invece vuole garantire.